Melanzana, cipolla, patata e ravanello sono i simpatici nomi dati dalle ragazze del gattile Melampo di Fano ad una cucciolata che ha rischiato il peggio dalle prime ore di vita lunedì scorso, quando una segnalazione di uno scatolone abbandonato vicino al mercato ortofrutticolo di Rosciano ha permesso il recupero di due micie con relativi gattini e di quelli di una terza gatta che, spaventata però, è scappata facendo perdere le proprie tracce. Il nostro appello, se possibile, è quello di guardare il muso di queste micie, che è estremamente riconoscibile, per segnalarci se qualcuno dovesse riconoscerle da dove provengono, in modo da poter individuare anche il responsabile di quello che è a tutti gli effetti un reato, perché comunque è un reato l'abbandono di animali. Si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati una media di 90.000 gatti che rischiano di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti, con punte massime di abbandoni nel periodo estivo con la partenza per le vacanze. È un reato punito dall'articolo 727 del Codice Penale. Oltre al reato di abbandono, in questo caso si può configurare anche quello di maltrattamento di animale, anche in vista di quelle che sono le sofferenze che starà patendo la terza mamma. Laddove non si voglia avere cucciolate, esiste la sterilizzazione, che ha un costo che, per quanto può essere importante, parliamo di un centinaio di euro, pensiamo che sia comunque un costo assolutamente da sostenere invece di macchiarsi di un reato che comunque è ignobile. Oltre ad essere un reato, quindi, l'abbandono porta ad un dispendio di denaro pubblico che ricade sull'intera collettività, dato che nei canili e nei gattili italiani ci sono circa 300.000 cucciolotti a quattro zampe, pronti a dare un affetto incondizionato in cambio di attenzioni e soprattutto di tante tante coccole. Ovviamente loro adesso sono piccolissimi, le tre cucciolate variano dai 2 ai 14 giorni di età e quindi ancora è troppo presto per parlare di adozione. Abbiamo la nostra pagina Facebook, Gattile Melampo Fano, in cui siamo sempre più o meno raggiungibili, rispondiamo ai messaggi privati che possono arrivare, oppure due numeri di telefono 346 0106 264 oppure 339 4909 176.